Il 25 marzo 1941 esce sulla rivista Cinema il suo primo articolo, Filosofia del cinema americano. Sarà il primo passo verso una carriera che quest'anno ha festeggiato i 70 anni nel giornalismo. Anche se Guido Guerrasio è molto altro. Regista di documentari che hanno ritratto un'epoca, scrittore con saggi e raccolte di poesie, narratore instancabile di vizi e virtù degli italiani. Noi lo abbiamo incontrato e ci ha condotto nel suo studio per il montaggio, fermo nel tempo, immerso in un giardino silenziosissimo nel cuore della sua trafficata Milano. Adesso la moviola dorme in quanto creatività e cose in produzione non ce ne sono, però io ho scoperto nel materiale che avevo girato, questa stava infatti giuntando, questa famosa pressa Catozzo che ha rimediato ai nostri primi lavori quando si doveva con l'acetone pulire la cosa. No? Fra film e cortometraggi, Guido Guerrasio ha firmato 144 lavori. Fra cui erano citati Gente dei Navigli, Dolce Lombardia, che ha avuto un premio anche quello a Venezia. Insomma, quindi praticamente hanno dato un tono e un carattere che mi ha convinto. Mi ha convinto nel senso che se io ho fatto anche molta critica, non so se l'avrei fatto, però me l'hanno quasi suggerito. Cioè, guarda, i tuoi film hanno questo valore, hanno un valore di prosa d'arte che non è, dice, qui siamo nel tal posto e questo è stato costruito nel 600, non hanno questo valore. Così anche quando ho affrontato i temi sui pittori ho cercato di estrarre proprio lo spirito. Grande successo di pubblico anche per il documentario L'Italia in pigiama, irreverente ritratto dei costumi degli italiani. È la donna, diciamo, la femminista del momento che prendeva il maschio e lo distruggeva, che si ribellava. Infatti il film è un film, se vogliamo, anche antimaschilista, però pieno di ironie. Please. Hello, miss, please. Mr. Casanova, I suppose. As you like. You German, nine. English, French? Nein, Danmark. Oh, Danmark, porno! Ma allora siamo a posto! Con il cortometraggio Amalfi, premiato alla Mostra di Venezia, inizia la sua carriera di regista. Un documentario scomodo. Io ero un momento anche di neorealismo e io ho fatto il documentario, non l'ho impostato turisticamente. Il documentario, ho fatto alcune riprese, poi ho concluso con particolari bellezze, eccetera, però finiva con un funerale sul mare della gente che a causa delle frane e delle piccole alluvioni moriva ogni tanto. Per i 100 anni dell'Unità d'Italia, Guido Guerrasio firmò un documentario che rimane nella storia, perché con ironia e sagacia sa interpretare il sentimento patrio, da nord a sud. L'Unità d'Italia, dietro ogni schermo, esaltazione, cose drammatiche, cos'è? In fondo che cos'è? Dice il film. È la madre di tutti i compromessi. La madre di tutti i compromessi, storici e meno storici. Bellissima! Perun! Mangia boletta! E tu perché non guardi quando freni? Io freno dove e quando voglio. E lei piuttosto che deve stare attento ai segnali. Ma non è successo niente. Che vuoi? La macchina sana, Ma mica per la macchina, perché schi? Lo sa lei chi è questo qui? Questo è un gentiluomo. È uno che ha fatto l'Italia. Mai visto. E se avevi rotto il mio, poi? Il suo che cosa? Il suo che cosa? Queschi. Non è mica lui che ha fatto l'Italia. Davanti a Garibaldi. È bella questa poltrona. È in vendita? Garibaldi non si vende. Giusto. Viva l'Italia! Le cose nel cinema negli anni sono molto cambiate. A Roma c'è sempre stata, a Roma è dove è stata creata Cinecittà. È lì che è nato il fermento, anche se poi altre cose non hanno dato risultato, perché per esempio il Centro Sperimentale Cinematografia, a un certo momento avevano questa scuola di cinema, il Centro Sperimentale per gli attori. E lì sì, è uscita Lida Valli, è uscita qualcuno, però poi non si è trasformata in un vero repertorio, fabbrica di dive. Però oggi se io dovessi scrivere, io feci un articolo allora,
sull'illustrazione italiana subito dopo la guerra, visitando proprio il centro sperimentale. Gli avevo dato un titolo: Domani sarò Greta Garbo. Se io dovessi rifare quell'articolo oggi, sa come, che titolo gli darei? Domani sarò una velina.